Tra poco alle nostre spalle, quindi stanno facendo le prove qui in un evento collaterale al festival Sanremo Open. Sono con Eva, in realtà lei è Morena. Ciao Morena. Ciao a tutti, ciao Dive e Divi, tutti quanti, ciao da Napoli, ciao da Sanremo, saluto tutti gli amici di Napoli che mi seguono sempre. E Eva, perché Eva? Perché dalla trasmissione all'Isola di Adamo ed Eva sono qui a Sanremo su DJ TV, sono la leva dell'Isola di Adamo ed Eva, la vincitrice della reality. Ma come si sta nell'Eden? L'Eden si sta benissimo, peccato che non c'era il mio uomo ideale, se non sarebbe stato. Manca Adamo. Ma dopo poi è stato anche un cantante. Sì, Adamo sì, in realtà è un DJ producer che vive lontano a Tenerife e quindi adesso siamo alla ricerca di un nuovo Adamo. Un nuovo Adamo, chissà che lo troverai qui a Sanremo, ma chi vince il festival? Festival non lo so, ma spero sia sicuramente napoletano, Rocco Anta o Clementino. La Lombardia presente qui a Sanremo con Lucia, voglio dire, sei magnifica. Grazie Alfredo Mariani, tu sei magnifico, che sei sempre presente nei miei eventi e questo per me è un onore. Anche per noi seguirti, anche Fabio, vedo che ti segue sempre. Ciao Fabio. Ciao a tutti, io la seguo sempre perché io sono innamorato di questa donna, quindi non posso. Siamo in due. Ah, che bello, che onore, due magnifici uomini. Siamo due corteggiatori. Grazie. Insomma, hai portato moda, musica, insomma hai portato un po' di colore a Sanremo, ma quest'anno Sanremo, vedi, è molto già colorato. È vero, è molto colorato, oltre ai fiori, anche la prima serata del Festival Sanremo devo dire che era stupenda. Io l'ho seguita nonostante ero a cena in un ristorante, mi sono anche emozionata perché il Sanremo di l'anno scorso non era così. È Sanremo, sempre Sanremo. Intanto tu hai portato un po' di moda, un po' di ospiti. Sì, gli ospiti li ho portati che cantando e invece le modelle arrivano da tutta Italia, anche dalla Svizzera. Ma chi vince il festival? Aia, io non farei un nome. Sinceramente io ho un mio preferito, però non lo posso dire. Perché lui è anche cantante. Ma io devo dire la verità, avendo visto la prima serata mi mancano gli altri 10, però secondo me Arisa promette bene. Oh, sei tra le strafavorite e lo sai. Unica critica da parte di un po' tutti, il look. Sì. Chi ha scelto quel look? È stata una tua scelta? L'abbiamo scelto insieme io e il mio stylist, perché comunque volevamo avere una dimensione un pochino casalinga, no? Cioè non volevo prepararmi troppo così abbigliata, perché in realtà nella vita normale io non sono così. E quindi niente, abbiamo cercato di fare una cosa che mi assomigliasse un po' di più, ma non è piaciuto e va bene. L'impronta di Sanremo è dedicato allo stile e voi a questa edizione di Sanremo Open avete portato la vostra collezione, chiaramente non tutti gli abiti, perché arrivate dalla magica terra della Calabria. Sì, io vengo da Reggio Calabria e la mia collega dalla Mezzia Terna. Parliamo di moda. Certo, siamo sempre aperti a questo mondo, cerchiamo di portare la nostra impronta appunto nella moda. Cosa avete portato qui a Sanremo? Abiti di alta moda, molto sensuali e... Il colore della collezione per esempio? I miei sono tutti colori pastello, celeste, rosa, lilla. Perché non è lo stesso marchio? No, creiamo ognuno... Differenziati. Creiamo ognuno per sé e poi abbiamo una collezione insieme. We'll be right back.
tendenza sul volto di queste ragazze che sono già belle di loro. Qual è, insomma, come ti ispiri quando c'è un abito? A cosa ti ispiri quando c'è una sfilata? Ovviamente vedo il colore dell'abito, lo stile dell'abito, e in base allo stile dell'abito allora trucco, può essere un trucco molto marcato, un trucco molto leggero, in base a quello che vediamo appunto con il vestito, con l'abito. Cosa hai scelto per questa collezione di questi giovani stilisti? Ma io ho scelto un trucco molto moda, e sono andata sul bordeaux perché lei aveva il bordeaux e fa molto quest'anno, e per cui sono andata tranquilla. Tranquilla. Ciao, intanto tu hai curato un po' queste acconciature, hai utilizzato delle architetture in particolare o solo i capelli delle ragazze? Abbiamo usato delle retine, è comunque un look elegante, perché comunque gli abiti richiedono eleganza, e li abbiamo tirati tutti su, quindi è una cosa molto elegante, diciamo. Fashion, molto fashion. Tra poco in passerella la tua sfilata, la tua collezione, la nuova collezione. Sì, ecco, la nuova collezione parte, ecco, da un intreccio di colori, ecco, molto ispirati a quella che comunque è anche la mia cultura, essendo di etnia rom. Quindi questi intrecci di colori sono dovuti anche da questo. Poi sicuramente sono comunque degli abiti che si possono usare per degli occasioni importanti, essendo comunque abiti da sera, proprio per questo nasce il nome Night Colors. Questi abiti sono molto importanti e quindi ridonano anche quello che è la propria femminilità e il proprio essere donna. Thank you.